Instant Future è un programma televisivo che parla di innovazione, della tecnologia che migliora la vita dell'uomo, del futuro prossimo che stiamo già vivendo. Affascinanti e inquietanti, desiderati e temuti. I robot fanno parte dell'immaginario collettivo da decenni e pian piano stanno entrando a far parte della nostra quotidianità. Ma come saranno i robot di domani? Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. I robot del futuro potrebbero essere uguali agli esseri umani, come i replicanti del leggendario film Blade Runner. Va in questa direzione la ricerca portata avanti dal laboratorio di Soft Robotics dell'Università di Yale, che mira a realizzare una pelle per il robot identica a quella umana. I ricercatori stanno cercando non solo di individuare un nuovo tessuto per rendere la pelle morbida e versatile, ma anche di mettere a punto un sistema che consenta agli androidi di replicarci in tutto e per tutto, muovendosi e interagendo con l'ambiente circostante. La ricerca dell'Università di Yale, che potrà trovare le sue prime applicazioni in campo medico, ha l'ambizione di ridefinire il modo in cui pensiamo ai robot e alla robotica. E ha la stessa ambizione anche lo studio di Alphabet X, il laboratorio di ricerca e sviluppo di Google, al lavoro su un robot dotato di intelligenza artificiale in grado di apprendere autonomamente. Il progetto si chiama Everyday Robot e ha l'obiettivo di sviluppare robot intelligenti capaci di svolgere le più comuni attività quotidiane semplicemente osservando dimostrazioni pratiche da parte di umani senza bisogno di essere programmati. Questo può essere possibile attraverso l'utilizzo di videocamere e algoritmi di machine learning per rendere i robot in grado di vedere il mondo circostante e imparare a eseguire azioni. Lo smog è un problema molto sentito a Nuova Delhi, che è considerata la città più inquinata del mondo. Per questo un giovane imprenditore indiano ha aperto OxyPure, un bar che vende ossigeno. Per $7 i clienti del locale possono inalare aria pulita per 15 minuti. Taxi agli scafi sulla Senna. Dopo le prime sperimentazioni, i nuovi mezzi elettrici potrebbero entrare in servizio a Parigi nella primavera del 2020. Si chiamano Sea Bubbles e sono piccole imbarcazioni del tutto silenziose che possono raggiungere i 30 km orari evitando il traffico della capitale francese. L'inventore assicura che con questo taxi si attraversa la città in 25 minuti. Verdure anti-invecchiamento, erbe e spezie dagli effetti miracolosi, frutti che migliorano la circolazione o dagli effetti dimagranti. Etichette, confezioni e articoli sul web promuovono i 1000 vantaggi di avocado, bacche di goji, curcuma e tanti altri cibi più o meno esotici. È facile quindi farsi attrarre dai superfood, le cui proprietà vengono vendute come miracolose. Per un italiano su tre, i cibi dalle proprietà benefiche super possono essere usati come veri e propri sostituti dei farmaci. Dal sondaggio Nielsen Health Wellness Food as Medicine è emerso che l'Italia è prima tra i grandi paesi europei per il consumo di bacche di goji. 7 italiani su 10 sono convinti che questa bacca possa essere utilizzata a scopo curativo, come sostegno al sistema immunitario e regolazione della glicemia. Al secondo posto tra i superfood più amati segue la curcuma, spezia giudicata benefica dal 62% degli italiani. Ma cosa c'è di davvero super in questi alimenti? Gli effetti benefici di questi alimenti sul nostro organismo sono reali. Quello che è sbagliato è considerarli come dei sostitutivi di farmaci o pensare che abbiano degli effetti miracolosi sulla nostra salute. Per questo dal 2007 l'Unione Europea ha strettamente regolamentato l'utilizzo di claim salutistici e nutrizionali sulle etichette e nelle pubblicità dei prodotti alimentari, proprio per evitare l'utilizzo spropositato di questi termini a fini di marketing. Infatti il termine superfood non può essere
essere utilizzato come claim proprio perché non ha basi o evidenze a livello scientifico. Un altro aspetto importante quando si parla di superfood è che tutti questi nutrienti si possono trovare anche in alimenti molto comuni, che quindi il consumatore riesce a reperire senza difficoltà e a prezzi anche molto, molto più bassi, o che addirittura si trovano già nelle dispense di casa a nostra insaputa. Uno stile di vita sano e bilanciato ha un effetto benefico molto maggiore rispetto a qualunque superfood. È questo l'obiettivo di Formula 12, una startup che propone una filosofia basata su 12 punti fondanti, utili per mangiare bene e stare in forma. I 12 punti, se applicati insieme, consentono di mangiare in modo vario ed equilibrato senza rinunciare ai piaceri della tavola. Formula 12 ha poi messo a punto una serie di protocolli alimentari come lo Shock Box, che aiutano le persone a perdere peso, offrendo anche la consulenza gratuita per un anno di un nutrizionista. Questo perché nell'alimentazione non ci si può improvvisare e non esistono scorciatoie. Si chiama Heliogen ed è finanziata da Bill Gates, la startup di energia pulita che utilizza l'intelligenza artificiale e un campo di specchi per riflettere luce solare, fino a generare un calore superiore ai 1000 gradi. Così, per la prima volta, l'energia solare concentrata potrà essere utilizzata per produrre cemento, acciaio, vetro e altri materiali a emissioni zero. Astrolab è una struttura avveniristica nelle colline lecchesi, pensata e progettata dall'associazione La Nostra Famiglia per il recupero di bambini e ragazzi con deficit motori e cognitivi. La realtà virtuale e la robotica permettono ai piccoli pazienti di eseguire esercizi per la riabilitazione sotto forma di gioco. Sistemi di riconoscimento facciale, telecamera a infrarossi, software sofisticati che trasmettono dati in tempo reale a ranger e guardiani dei parchi naturali. La tecnologia si mette al servizio della natura e degli animali per contrastare il fenomeno della caccia abusiva. Stando ai dati del WWF, il mercato illegale del bracconaggio genera un giro d'affari da 20 miliardi di dollari l'anno e contribuisce alla drastica riduzione di molte specie. L'intelligenza artificiale può dare una mano e così diverse aziende si stanno muovendo mettendo a disposizione tecnologie avanzate in grado di proteggere la natura. Tra queste, il riconoscimento facciale Instant Detect, sviluppato da Google, che è capace di individuare i cacciatori e che è stato studiato per essere operativo anche in assenza di copertura di rete mobile, come spesso accade nei parchi africani. Le immagini vengono realizzate in alta qualità e presto verranno installati sensori acustici in grado di essere azionati dal rumore degli spari o dal verso degli animali. Intel invece ha messo a punto TrailGuard, un sistema di intelligenza artificiale dotato di telecamere. Operativo nella riserva nazionale di Grumeti in Tanzania, ha già permesso di smascherare 50 cacciatori. La Fondazione Americana in Difesa della Natura Resolve sta finanziando e coordinando la realizzazione di 1000 trail guard da inviare in Africa nei prossimi 2 anni per proteggere un centinaio tra parchi e riserve. Modem satellitari di ultima generazione riceveranno informazioni in contemporanea da 100 telecamere e il tutto a costi contenuti. E poi c'è Smart, il software sviluppato dai ricercatori di Harvard che fornisce ai cellulari dei Rangers informazioni in tempo reale sulla presenza di cacciatori e animali nella stessa area, uno strumento che permette di rendere i controlli più mirati ed efficaci. A 60 anni dalla sua morte, James Dean torna sul set. Un ologramma dell'attore, realizzato con una sofisticata tecnologia digitale, apparirà nel film Finding Jack. La Brexit cambia i piani di Elon Musk. Tesla nel 2021 aprirà la sua prima Gigafactory europea non più a Londra, ma a Berlino. Anche Facebook entra nel mondo dei pagamenti digitali con Facebook Pay. Il sistema potrà essere utilizzato anche su Messenger, Instagram e WhatsApp. Lo
l'obiettivo emissioni zero fissato dalla Commissione europea per il 2050 e il target di Parigi di contenimento del riscaldamento globale ben al di sotto dei 2 gradi centigradi impongono una svolta al sistema economico. Nel 2018 la concentrazione di CO2 nell'aria ha raggiunto le 407,8 parti per milione, il dato più alto da almeno 3 milioni di anni. Dal 1990 l'effetto di riscaldamento dei gas a effetto serra è aumentato del 43% e la tendenza è in crescita. Alle aziende è richiesto uno sforzo di focalizzazione del business sulla transizione energetica. Va in questa direzione l'impegno di Snam, una delle principali società di infrastrutture energetiche al mondo, che si è posta l'obiettivo di ridurre del 40% le emissioni di metano e anidride carbonica derivanti dalle proprie attività, rispettivamente entro il 2025 e il 2030. L'attenzione di Snam ai temi della riduzione dell'impatto ambientale è continua. In particolare noi abbiamo lanciato un piano di costituzione di centrali ibride, che vuol dire che nelle nostre centrali di compressione gas e di stoccaggio, che oggi ad eccezione di una utilizzano turbine a gas per muovere i compressori, noi installeremo dei compressori elettrici. Questo ci consentirà di abbattere radicalmente sia le emissioni di CO2 che di NOx e contemporaneamente di avere una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle centrali ai fini della flessibilità che ci viene richiesta per il sistema gas. Snam sta portando avanti anche una serie di studi e sperimentazioni sull'idrogeno, considerato una fonte energetica chiave nella sfida ai cambiamenti climatici. L'idrogeno rappresenta per molti aspetti il gas del domani, perché abbina tutti i benefici del gas fossile, del gas naturale, con l'assenza di inquinanti. L'idrogeno oggi viene quasi interamente prodotto da fonti fossili e tuttavia diventa in prospettiva sempre più possibile e fattibile sostituire la produzione di idrogeno da fonti fossili con quello che si definisce idrogeno verde, quindi idrogeno che viene prodotto da fonti rinnovabili. Noi ci stiamo attrezzando a questa transizione lo facciamo andando a capire quale possa essere il modo per rendere ricettiva ogni aspetto della nostra infrastruttura all'idrogeno. Ogni 2 secondi una persona nel mondo è costretta a migrare a causa dei cambiamenti climatici e il pianeta sta andando verso un punto di non ritorno. Un cambio di rotta è necessario e non può più essere rimandato. Sì.